Preghiamo per non perdere il senso del peccato, il senso della nostra finitezza, ha chiesto il Papa nell'omelia di oggi. La potenza dell'uomo al posto della gloria di Dio. Questo è il pane di ogni giorno. Per questo la preghiera di tutti i giorni a Dio, venga il tuo regno, cresca il tuo regno, perché la salvezza non verrà delle nostre furbizie, delle nostre astuzie, della nostra intelligenza per fare gli affari. La salvezza verrà della grazia di Dio e dell'allenamento quotidiano che noi facciamo di questa grazia nella vita cristiana. Tanti personaggi ci sono qui, no? Davide, Betsabea, Joab, capitano dell'esercito, i cortigiani che erano tutti lì e dicevano Davide, sapevano tutto, un vero scandalo, ma non si scandalizzavano, anche lì si aveva perso il senso del peccato. Il povero Uria, chi paga il conto del banchetto? Io vi confesso, quando vedo queste ingiustizie, questa superbia umana, anche quando vedo il pericolo che a me stesso venga questo, pericolo di perdere il senso del peccato, fa bene pensare a tanti Urie delle storie, a tante Urie che anche oggi soffrono la nostra mediocrità cristiana, la nostra, quando noi perdiamo il senso del peccato, quando noi lasciamo che il regno di Dio cali. Questi sono i martiri dei nostri peccati non riconosciuti. Ci farà bene oggi pregare per noi, perché il Signore ci dia sempre la grazia di non perdere il senso del peccato, perché il regno non cala in noi. Anche portare un fiore spirituale alla tomba di questi Urie contemporanei che pagano il conto del banchetto, dei sicuri, di quelli cristiani che si sentono sicuri.